Bentornati nella mia nuova challenge. La sfida è quella di creare 10 giochi sulle doppie utilizzando dei tool disponibili in rete. Oggi voglio creare un gioco dove appariranno delle immagini e l'utente dovrà cliccare sulle immagini contenenti le doppie. Quindi partiamo dalla selezione di uno sfondo. Facciamo uno sfondo abbastanza neutro in modo da poter tenere tutte le parole, le immagini. Ok, foglio a quadretti. Partiamo con un titolo. Allora, facciamo uno sprite. Un semplice testo. Trova tutte le parole con le doppie. Ok, come ho già fatto in altri tutorial, intanto vi faccio vedere facendo Ctrl C, Ctrl V, raddoppio un po' le dimensioni e creo una seconda parola con una luminosità un po' più scura, la porto in secondo piano e questo mi permette di avere una sorta di ombra che fa risaltare la parola rispetto allo sfondo. Detto questo, voglio aggiungere l'estensione sintesi vocale da testo a voce perché voglio che all'inizio del gioco venga detto trova tutte le parole con la doppia. Abilitiamo l'audio. Trova tutte le parole con la doppia. Ok. Adesso vado a inserire alcune immagini. Le prendo dal mio computer, ma insomma potete prenderle da dove volete, anche dalla libreria di Scratch. Arancia ovviamente non ha la doppia, non andrà cliccata. Cammello, sì. Ok, bottone. Coltello. Carotano. Formaggio. Sì, quindi abbiamo fondamentalmente sei parole, di cui quattro sono effettivamente da trovare e quattro no. Creo una variabile chiamata parole trovate, la metto qui sopra, sarà l'indice delle nostre parole trovate. All'inizio del gioco la portiamo a zero. Adesso, ogni volta che clicco su un'immagine corretta, faccio dire la parola e aggiungo una parole trovate. Prima cosa, creo una variabile in gioco, perché una volta che ho finito il gioco non voglio che
non voglio poter cliccare più sulle parole. Quindi all'inizio del gioco porto un gioco a zero. Adesso vado, per esempio, sul cammello. Creo una variabile cammello cliccato. Adesso vi spiego perché. Se io clicco sul cammello, quindi su questa sprite, devo controllare che cammello non sia stato cliccato. Quindi, se cammello cliccato è 0, quindi se cammello non è stato ancora cliccato, ok, prima cosa lo faccio diventare semitrasparente. Quindi vado su aspetto, porta effetto fantasma, lo chiamo così, a 70. 100 è totalmente trasparente, 70 sarà abbastanza trasparente. Porto la variabile cammello cliccato a 1 in modo che non si possa ripetere. Aumento di 1 la variabile parole trovate. Però in realtà questo poi lo posso fare in un controllo a parte, quindi invio un messaggio parola trovata e gli faccio anche dire la parola cammello. Vediamo se funziona. Cammello. Ok, vedete, è diventato semitrasparente. Trova tutte le parole con la doppia. Ok, un'altra cosa che voglio fare è far apparire una V colorata nella posizione del cammello per un attimo, per un secondo. Creo questo bottone. Ok, questo bottone all'inizio del gioco è nascosto. Ora creo due variabili, x bottone e y bottone, e dico che quando io trovo il cammello, metto la variabile x bottone e porto la variabile y bottone a che cosa? Alla x, alla y della sprite del cammello. Perché? Perché quando manderò il messaggio parola trovata, quindi quando la V riceverà il messaggio parola trovata, apparirà per un secondo. Quindi la portiamo nella posizione data da x e y bottone. Apparirà per un secondo, quindi mostra. Aspettiamo un secondo. E poi scompare. Vediamo se funziona. Trova tutte le parole con la doppia. Ok, Trova tutte le parole con. cammello cliccato non è stato riportato a zero, quindi prima cosa porta cammello cliccato a zero. Trova tutte le parole con la doppia. Cammello. Ok, vedete che è apparsa la V? Forse è meglio che appaia un po' prima, quindi facciamo mandare il messaggio un po' prima. Magari mentre viene pronunciata cammello. Trova tutte le parole con la doppia. Cammello. Ok. Parole trovate deve essere aumentato di 1. E come facciamo?
facciamo nello sfondo che quando si riceve parola trovata, cambiamo di uno parole trovate. Trova tutte le parole con la doppia. Cammello. Ok, qui facciamo anche parola sbagliata che fa un semplice audio. Quando ricevo parola sbagliata, cosa facciamo? Facciamo un audio. Ok, suoniamo questo audio. Ovviamente quali sono i due che devono far partire questo messaggio? Arancia, quindi quando si clicca su questo sprite invia tutti parola sbagliata. E stessa cosa, carota. Ok, vediamo. Ok, vediamo di mettere le condizioni invece di successo anche per gli altri, quindi prendiamo lo sprite del cammello, vediamo cosa dobbiamo cambiare. Dobbiamo creare la variabile bottone cliccato, quindi se il bottone cliccato uguale a 0, questo va bene uguale, invia tutti parola trovata, pronuncia bottone. E porta il bottone cliccato a 1. Stessa cosa sul coltello. Coltello cliccato. Lo portiamo a 0. Qui lo portiamo a 1 e pronunciamo la parola coltello. E infine formaggio. Formaggio cliccato a 0. Formaggio cliccato a 1. Pronunciamo la parola formaggio. Nascondiamo tutte queste variabili. Andiamo sullo stage. All'inizio portiamo tutte queste variabili a 0. Vediamo se ci siamo. Trova tutte le parole con la doppia. Formaggio. Bottonimello. Coltello. Cammello. Ok, e dobbiamo portare anche parole trovate a 0, così si riavvia. Bottone, mi sa che era rimasto bottone mello, quindi lo cambiamo. Ok, ce la faccio proprio. Ultima cosa, creiamo un messaggio di vittoria. Partiamo col disegno di una sprite. Ok, vediamo se riesco ad aggiungere una coppa, vediamo se c'è un trofeo. Ok, quantomeno un bimbo esultante, lo prendiamo.
Lo portiamo con un copia e incolla qui. Questo lo cancelliamo. Ok, questo messaggio apparirà ovviamente soltanto quando vinceremo. Quindi all'inizio del gioco lo nascondiamo. Poi, quando riceve vittoria finale, che adesso andremo a definire. Fa un paio di cose. Prima cosa appare, ovviamente. Seconda cosa porta la variabile in game, in gioco, a 1, così impedisce ulteriori click. Ok, gli diamo anche un audio. E glielo facciamo suonare. Ok, il gioco dovrebbe essere completo. Trova tutte le parole con la doppia. Trova tutte le parole con la doppia. Cammello. Bottone. Coltello. Formaggio. Quello che ci manca è quando le parole trovate sono 4, quindi se parole trovate uguale 4, cosa facciamo? Mandiamo il messaggio. Vittoria finale. Trova tutte le parole con la doppia. Formaggio. Bottone. Coltello. Cammello. Vedete che questo appare contestualmente all'ultima parola trovata, quindi aggiungiamo un'attesa di 1-2 secondi, forse 2. Trova Riproviamo. tutte le parole con la doppia. Formaggio. Bottone. Coltello. Cammello. Un secondo, va bene. Un'ulteriore modifica che si può fare è quella di assegnare a ciascuno di questi un numero da 1 a 6 e in base al numero da 1 a 6 posizionarli in modo casuale. Comunque una modifica ulteriore che si può fare. Bene, anche questo gioco della challenge è creato, spero che vi sia piaciuto. Al prossimo.